Salve a tutti, rieccoci su GTA San Andreas a caccia di mostri. Come vedete ho cambiato io i vestiti a CJ, ho messo dei vestiti così a random. E quest'oggi torneremo da un altro tipo di mostro che c'è cioè un mostro simile che ho trattato in passato, anche se non è proprio un mostro, però vabbè, è un'auto. Ovvero la Glenda il Fantasma. Allora, nel terzo episodio di questa serie, se vi ricordate, io ho trattato, anzi, trattai un'auto fantasma che ti veniva addosso, era tipo un catorcio, tipo una specie di Walton, tipo una specie di camioncino che in gioco si chiama Walton, che dietro trasportava tipo delle bombole, se ci sparavi esplodevano e danneggiavano l'auto. Ebbene, c'è una versione della Mythemix, dell'auto fantasma, che però è la Glendal, ovvero quell'auto ammaccata che trovate nei boschi, quella che si muove da sola. Però questa qui è effettivamente un'auto, una Glendal fantasma che si muove da sola e si trova all'incirca dove c'è la fossa nel deserto, tipo qua. E poi non so perché c'è sempre questo punto di domanda, no? Che faceva parte di una vecchia mod che non funzionava e nonostante l'abbia tolta ancora si vede il punto di domanda. Non capisco perché. Comunque, vediamo un po' come si comporta quest'auto qui, se mi viene addosso a me quell'altra, perché se vi ricordate fece anche abbastanza fatica a distruggerla quell'auto lì. Oltre al fatto che quel video lì lo feci insieme anche a Jason che veniva lì a raspare. Cioè era praticamente due mostri in un video, no? Però stavolta vedremo un po' quest'auto qua come l'ha fatta l'autore della Mythemix. Certo che avrebbe avuto più senso metterla, non so, tipo Back of Beyond lì, dove c'è quella lì che scende da sola, però vabbè. Anche se comunque anche nel deserto non è raro trovare delle Glendal. Allora, tanto via subito. No! No, c'è il Rockman. No, sono un coglione, mica io non ho messo, mai ricercato, sono passato sopra l'area 51. Che palle, minchia. Aspetta, teoricamente dovrei ricordarmi il trucco per togliere la polizia. Ok. Ecco, già che ci sono attiviamo anche il mai ricercato. Ho attivato il Rockman. Ah, si fotta il rock stavolta. Ok, rieccoci qua. Alla fossa. Intanto perdonate eventuali trapani che vengono da fuori, ma non ci posso fare niente. Lì poi c'è il segnalino di quella mod fallata che non funzionava. Quella del punto di domanda. Quindi dove cacchio è? Qui c'è la fossa con i sacchi di cadaveri. E il pick up lì che teoricamente è stato usato per trasportare i corpi e buttarli in questa fossa. Quindi, dove cazzo è? Intanto sulla minimappa ancora mi segna Rockman, però non vorrei che non lo spawnasse proprio per quello. Cioè perché c'è già un altro mostro attivo. Ah no, eccola qui. Ghost Call. Ah, ecco, sì, ha iniziato a muoversi. Abbastanza lento, devo dire. Aspetta, mica vorrebbe portarlo tipo... Ma che cazzo fa? Ma mi segue o no? Rimane bloccato lì, ma che cazzo? Ah ok, ora mi segue. Però ogni tanto si blocca lì senza motivo, no? Cioè si sveglia e dopo si ricorda che mi deve inseguire. So, cerco di portarlo alla strada perché mi sa che lì fa fatica a muoversi in quella duna di merda. Ma che cazzo fa? Cioè mi segue, poi dopo si ferma e poi mi segue di nuovo. Cos'è che fa, scusa?
Ah, ma c'è già in fumo, scusa. Mi prendi per il culo? Ma pochissima vita, ma che cazzo è? Ma poi mi mette sotto, aspetta, fai vedere. Ma che cazzo fa? Sbloccata lì. Aspetta, ma se provo. E si è mossa per un attimo. Dio, ma quella blista compact che è scesa dal nulla. Non so se l'avete vista. Ma che cazzo. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda tipo i ragni, no? Che li vedi fermi in un punto e tipo li tocchi con qualcosa, si muovono per un attimo e poi si fermano di nuovo. Poi li tocchi di nuovo, si muovono per un attimo e poi si fermano di nuovo. Cioè, è la stessa cosa. Ma scusa, se provo a salirci. Ah, cioè, mi fa proprio salire così come se niente fosse. Anche se non posso guidarla. Cioè, è proprio bloccata. Cazzo fa? Ma a parte il fatto che comunque a prescindere l'autore avrebbe dovuto mettere. Guarda sto tassista imbecille. L'autore avrebbe dovuto mettere a prescindere l'auto bloccato, no? In modo che il giocatore non ci potesse salire dentro. Cioè è già a fuoco, ma che cazzo è? Poi si è polverizzato. Tì, ma che cazzo. Ma quest'auto qui è esplosa senza far suono, scusa. Anche questa blista compa. Ma che cazzo sta succedendo? E poi sulla minimappa c'è ancora il Rockman. Ma allora, intanto questa qui la mod più, secondo me, più fallata della Mythe Mix. Cioè, quella non era un'auto fantasma, quella era un'auto del cazzo che si muoveva a malapena, cioè andava per un po' e si fermava, andava per un po' e si fermava, andava per un po' e si fermava. Cioè, ma che cacchio è? Cioè, minchia, non c'è proprio paragone alla mod che trattai lì nel terzo episodio di questa serie. Cioè, quella lì era veramente fatta come si deve. Infatti, se vi ricordate, feci anche abbastanza fatica nel distruggerla, che una volta mi uccise anche, mi pare. Che mi tirava sotto continuamente anche ad una bella velocità. Ma questa qui, boh, stava lì, continuava, faceva tipo un metro e poi si fermava. Poi faceva un altro metro e si fermava. Senza tirarmi sotto, non mi faceva niente proprio. E poi esplose in un attimo proprio. Cioè gli ha messo praticamente la vita di un'auto normalissima. Mentre l'auto fantasma che trattai tempo fa, minchia, ci vollero secoli, cazzo. Per distruggerla. Cioè proprio non. La mod che trattai lì era avanti anni luce. Cioè questa qui non è neanche una mod proprio. Cioè non è neanche un'auto fantasma. Una boia. Cioè è fatta malissimo. Proprio la mod peggiore della Mythe Mix. Che cazzo è? Boh, poi il fatto che ci puoi entrare dentro. Cioè il tizio, l'autore non l'ha neanche chiusa l'auto. Bah, fino adesso la mod peggiore che abbia mai avuto modo di giocare, guarda. Secondo me se l'avessi evitato di farla, sta mod sarebbe stato meglio. E basta, non credo ci sia nient'altro da dire. Boh, amen, alla prossima.